giro per la provincia per vedere come stanno i nostri comuni, in particolare oggi uno dei nostri comuni in festa, Ponte San Pietro, perché evidentemente oggi è San Pietro e Paolo. Ci colleghiamo quindi con Marzio Zirafa, che è il primo cittadino. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Sì, Partiamo da lì. Oggi è festa da voi. esattamente, oggi è festa, una festa particolare, una festa all'insegna del ricordo, della commozione, del lutto per tutti i nostri concittadini che ci hanno lasciato in questi mesi di pandemia. Ed è proprio lì che noi abbiamo concentrato questo nostro evento nel ricordo preparato anche da messe, da celebrazioni, funzioni religiose che sono iniziate domenica con la messa al cimitero di Locate e sono proseguite da lunedì fino a venerdì della scorsa settimana senza interruzioni presso la chiesa parrocchiale di Ponte San Pietro. Va bene, quindi certamente un tenore diverso rispetto alla festa tradizionale che Sicuramente. vi contraddistingue, quindi grande rigore, grande compostezza, grande Esattamente. rispetto e commozione. C'era anche lei ieri sera dal presidente Mattarella? Sì, c'ero anch'io da Presidente Mattarella e mi ha molto colpito la lettura del passaggio dei Promessi Sposi, proprio perché in quella lettura ho riconosciuto lo spirito bergamasco, l'attaccamento alla nostra terra, l'amore verso tutto ciò che ci circonda ed anche la commozione dell'addio, in questo frangente ovviamente mi sono identificato con tutti i nostri cari che non ci sono più. E anche Ponte San Pietro ha pagato un dazio pesante, l'abbiamo detto spesso e volentieri, è Sì. diventato anche un hub, come dire, di purtroppo di persone scomparse, da lì sono partite tante salme, insomma, è stato emotivamente un periodo molto molto difficile. Sì. Mesi duri e anche emotivamente, come giustamente hai detto, particolari. Vedere tutti questi feretri che giungevano da tutta la Bergamasca, dalla parte ovest della Bergamasca. È stato veramente molto molto pesante, senza poi contare le colonne dei camion dell'esercito che ogni 3 giorni venivano a raccogliere questi poveri feretri. Oggi diciamo che quello è stato un punto fermo, oggi si riparte, no? Ripartono anche alcune attività, i bambini hanno bisogno di giocare, quindi a Ponte San Pietro anche, state pensando giustamente anche a loro per l'estate. Sì, era fondamentale dare un servizio alle famiglie e dare anche la possibilità ai bambini di poter riappropriarsi degli spazi scolastici e di incontrare i loro amici, amici per passare ore in serenità, nel gioco, nell'allegria. Proprio oggi parte il CRE alla scuola dell'infanzia di Locate, mentre lunedì prossimo partiranno i CRE della scuola primaria, della scuola secondaria. Ed in più le iniziative spazio gioco per i più piccoli, per i bambini dagli 0 ai 3 anni, e anche l'iniziativa Aria Aperta, che vedrà i nostri adolescenti impegnati in lavori di manutenzione lungo tutto il territorio di Ponte San Pietro. Un'occasione per imparare e ad amare il nostro bel paese, renderlo pulito e anche dare una giustatina qua e là dove è necessario. Senta un po', opere pubbliche si riparte anche lì? No, scusi, non ho capito Opere bene. pubbliche Opere si pubbliche, riparte? sì, dopo 3-4 mesi di stop, sono ripresi i lavori per la costruzione del palaponte, la palestra sportiva, che speriamo di poter inaugurare entro fine anno. A breve partirà il cantiere della passerella che attraverserà il torrente Quisa, collegando l'isolotto di Ponte San Pietro con il territorio di Curno. E abbiamo anche inviato al BIM il progetto definitivo per la costruzione di un canale scolmatore che interesserà la parte nord di Locate a protezione delle acque meteore che spesso, quando cadono copiose, invadono il centro abitato di Locate. E poi, non da ultimo, l'illuminazione pubblica è stata terminata tutto l'iter della gara, abbiamo la ditta aggiudicatrice e entro la fine dell'estate inizieranno i lavori per cambiare 1800 punti luce con fari a LED e anche mettere i punti luce in alcuni angoli del paese che ne sono ancora sprovvisti. Va bene, quindi insomma sì, è una vera ripartenza. Grazie al sindaco di Ponte San Pietro Marzio Zirafa, grazie e A voi, buona, buona grazie. continuazione. Grazie altrettanto e un saluto a tutti. Grazie sindaco, oggi a Ponte San Pietro l'abbiamo detto, si festeggia il patrono. Prima di chiudere andiamo insieme a vedere le previsioni del tempo.